Cari amici, buona domenica. Oggi ci intratterremo a lungo perché voglio parlare del processo a Salvini, per il quale il leader della Lega è stato rinviato su richiesta del procuratore Lo Voi di Palermo. E ci intratteremo a lungo perché io non lo so, certe volte con tanti problemi che ci sono, no? Ho come l'impressione che la magistratura abbia il tempo da perdere. Vabbè, allora, cominciamo da questa storia. Vogliono fare il processo a Salvini. Lui: ho difeso i confini del paese. Lo Voi, procuratore di Palermo, citato nel sistema di Palamara, del beato Palamara, chiede il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'interno per la vicenda Open Arms, la nave di migranti che ha rifiutato tutte le offerte di aiuto. La distrazione, scrive Giorgio Gandola, fa brutti scherzi. Un anno fa il comune di Palermo non si costituì parte civile nel processo Cupola 2.0 con 46 condanne a bosse e gregari di Cosa Nostra, perdendo il risarcimento come ente danneggiato. Leoluca Orlando si è rifatto in quell'Open Arms molto più mediatico, dove in prima fila contro Matteo Salvini, in rappresentanza della città dei diritti, esclusi quelli contro i mafiosi. Il paradosso è l'ultimo segnale di un processo a sfondo politico al leader della Lega, che ha sostituito Silvio Berlusconi come nemico pubblico della sinistra giustizialista e che anche in questa occasione ripete la sua filosofia comportamentale: ho difeso i confini del mio paese, ho svegliato l'Europa, una linea fatta proprio anche dal governo successivo. Se devo pagare le conseguenze lo faccio a testa alta. La giornata nell'aula bunker del Lucerdone va secondo previsione al termine dell'udienza preliminare. Il procuratore Francesco Lo Voi chiede rinvio a giudizio per l'ex ministro dell'interno per avere illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi dalla ONG spagnola nell'agosto 2019. L'accusa di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio è supportata dalle parole del capo della procura: non vedremmo come non si possa chiedere rinvio a giudizio. Te credo, se no te li tagli da solo. Il contratto di governo di cui parla Salvini non prevedeva il blocco indiscriminato degli sbarchi. Nella frase sarebbe la differenza fra il caso Open Arms e il caso Gregoretti a Catania. L'accusa ha chiesto l'archiviazione per la Gregoretti. Non offrendo un approdo sicuro, qui Salvini sarebbe andato oltre l'atto politico da ministro. Il presidente Giuseppe Conte si è espresso in maniera chiarissima, prosegue Lo Voi, sul fatto che la responsabilità dell'atto amministrativo di concessione del POS, il porto di sbarco, risalisse alla competenza esclusiva del ministro dell'interno. Ho capito, ma se la linea di governo la dà il presidente del Consiglio, caro Giuseppi, tu ti opponi e Salvini si deve allineare. Le tesi accusatorie sono sostenute da un magistrato con un importante passato in Eurojust a Bruxelles, a capo dell'Agenzia Europea per la cooperazione giudiziaria fra Stati membri. E l'Europa ha sempre criticato i comportamenti di Salvini. Lo Voi compare anche nel libro Il sistema, di Luca Palamara e Alessandro Sallusti, nel capitolo dedicato alla corsa per la procura di Palermo, vinta su Guido Lo Forte e Sergio Lari, nonostante fosse meno
titolato degli altri due, a detta di Palamara, fra ricorsi al TAR e Consiglio di Stato. L'intervento dell'ex procuratore Giuseppe Pignatone intervenne anche lui. Poiché negli ultimi due mesi sono cambiati tutti gli scenari parlamentari, è singolare che l'accusatore numero uno sia Conte, il leader in pettore del Movimento 5 Stelle, oggi al governo con Salvini. E lo è ancora di più un dettaglio che potrebbe avere un certo peso nelle prossime scelte politiche. Ministro della Giustizia è Marta Cartabia, per la quale si parla di una possibile scalata al Quirinale. Con quale spirito la Lega appoggerebbe il nome in caso di condanna? Tornando sulla Open Arms, la difesa rappresentata da Giulia Bongiorno vede la faccenda in maniera opposta rispetto allo voi. La richiesta del procuratore è disancorata dalla realtà dei fatti. Oggi sono state citate le carte in maniera parziale e fuorviante. Non si può contestare il sequestro. Se io sono in una stanza e poi si aprono tre o quattro porte, ma io continuo a stare lì perché ne voglio una quinta. È il nodo della faccenda, il ventre molle dell'accusa. Open Arms si rifiutò di sbarcare i migranti su una motovedetta maltese. La Valletta era disposta ad accettarne 39 e di far rotta verso la Spagna dopo che le autorità avevano assegnato alla nave un apporto di sbarco ad Algeciras. Capirai, sono scelgo nel porto. Il comandante Mark Reig Reus preferì stazionare nel Mediterraneo per settimane, aprendo un braccio di ferro con l'Italia, forse in preda della sindrome da Carola Rackete. Mentre annunciava la situazione allarmante a bordo, si rifiutavano tutte le offerte di aiuto. Anche una seconda di Madrid, con destinazione Palma de Mallorca, scortato dalla Marina Militare Italiana, come se volesse creare l'incidente diplomatico con il nostro paese. Un'accusa simile al capitano è contenuta in una mail del Centro Coordinamento del Soccorso di Malta. Nonostante gli avvertimenti, continuate a bighellonare nel Mediterraneo, pur essendo informati che Malta non sbarcherà i migranti. E già qua c'è sta una differenza, perché Malta no e l'Italia sì. Avete intenzionalmente continuato a procrastinare per mettere pressione su uno Stato sovrano. Se aveste proceduto verso il vostro porto di origine, sareste già sbarcati. Scusate, questi migranti stavano su una nave battente bandiera spagnola. E allora stanno in territorio spagnolo. E vattene in Spagna, no? Quanto all'estranità dell'ex premier Conte, come se stesse passeggiando sulla luna, è una dichiarazione spontanea di Salvini a riportare le sue responsabilità sulla terra. Il mio comportamento risponde all'adozione del decreto sicurezza bis, che prevedeva il potere di disporre il divieto d'ingresso, transito e sosta nel mare territoriale nazionale. Si trattava di provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro della Difesa e dei Trasporti, informandone il Presidente del Consiglio. Il processo aggiornato al 17 aprile, eccetera, eccetera. A sto punto sembra chiara una cosa, no? Anche un bambino ci arriva. Il caro procuratore Lavoi, che si è imbarcato in un'avventura, che sta pagando una cambiale, sta pagando una cambiale. E infatti se prendiamo, ecco perché staremo insieme parecchio, se prendiamo il Vangelo del Beato Palamara, pagina 156, si parla della nomina di questo procuratore al Tribunale di Palermo. È il segnale, una dichiarazione che ha tutta l'aria di una sfida. È il segnale che la situazione sta sfuggendo di mano anche alle correnti di sinistra. Ne parlo con il loro referente in Sicilia, Pier Giorgio Morosini, che tra l'altro è GIP proprio
nel processo Stato Mafia. Devi tenere a bada i tuoi, gli dico. Gli accordi sullo forte vanno mantenuti, non si può ricominciare da capo ogni due per tre. Pignatone sente puzza di bruciato e nonostante sia molto amico di Loforte cambia cavallo. Mi convoca e mi dice: si va su Lovoi. In questo colpo di scena c'è stato lo zampino del Quirinale, chiede Sallusti. Su decisioni di questa portata il Quirinale è sempre in partita. Per capire quanto fosse alta la tensione in quei giorni, non dimentichiamo un editoriale apparso l'8 luglio del 2012. Ma chi c'era nel 2012 come capo al Quirinale? Boh, non me lo ricordo. Sulla Repubblica, a firma di Eugenio Scalfari, nel quale l'autore affermava che nel corso delle indagini sulla trattativa Stato-mafia si erano verificati gravissimi illeciti, di cui erano responsabili ufficiali di polizia giudiziaria e pubblici ministeri. Secondo Scalfari, nel momento in cui il senatore Mancino parlava con il Quirinale, ma Mancino non parlava con Napolitano, e mi pare tanto di sì, non mi vorrei sbagliare, gli intercettatori avrebbero dovuto interrompere immediatamente il contatto e forse l'agente di polizia giudiziaria incaricato dell'operazione non sapeva o aveva dimenticato che da quel momento in poi stava commettendo un gravissimo illecito. E ancora, ma l'illecito divenne ancora più grave quando il nastro fu consegnato ai sostituti procuratori, i quali lo lessero, poi dichiararono pubblicamente che la conversazione risultava irrilevante ai fini processuali, ma anziché distruggerlo, lo conservarono nella cassaforte del loro ufficio, dove tuttora si trova. E questo è il clima che riaffiora al Consiglio Superiore della Magistratura nel dicembre del 2014 in occasione della nomina del nuovo procuratore di Palermo. Me lo fa capire anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Legnini, che suo malgrado si allinea sul candidato Lovoi, il meno rigido dei tre sull'inchiesta Stato-mafia, malleabile. Rimango sorpreso, ma sono uomo di mondo e studio la pratica. Anche io sono convinto che i familiari delle vittime abbiano il diritto di conoscere la verità su quanto è realmente accaduto e che nessuno sforzo a tal fine debba essere lesinato dallo Stato. Ma sono altresì convinto che in quelle indagini palermitane ci siano state e ci sono forzature ideologiche ed eccessi di personalismo che vanno al più presto riequilibrati. Individuo il punto debole dell'operazione. Lovoi non è abbastanza titolato, non come gli altri due, e in più in quel momento è un fuori ruolo a Bruxelles, cioè uno che dorme in hotel 5 stelle mentre i suoi colleghi qui sono in trincea a spalare fango. Per usare le parole spese da Antonello Ardituro, un magistrato di area, in occasione della sua nomina. Per sostenerlo costruiamo una rete che coinvolge Legnini e la consigliera Laga in quota Verdi, Paola Balducci. Nella sua casa, che si dice sia stato il nido d'amore di Togliatti e Nilde Iotti, avvengono le scene riservate nelle quali magistrati, politici e grandi avvocati si intrattengono fuori da occhi indiscreti. Se questa ne ha più due, ditemi che è. Legnini, devo dire, è stato molto abile a capire la situazione e si è portato dietro i due del comitato di presidenza, i magistrati Santa Croce e Ciani. A quel punto io e la mia corrente Unicos siamo decisivi. Se mollo Loforte e mi sposto su Lovoi, il gioco è fatto. La trattativa è drammatica. La ricordo come uno dei momenti più difficili della mia carriera e dura. È dura perché io sto facendo il doppio gioco per tenere calme le acque. Faccio credere all'Loforte che, come da promessa, non lo mollerò, ma mi invento un trucco concordato con le altre correnti, pensate che soggetti. Fare andare a vuoto la prima votazione, mentre io tengo sull'Loforte, in modo che la seconda, per complicati meccanismi interni, Lovoi sia sicuro di passare. Lovoi diventa in effetti procuratore di Palermo, machiavellico. Se il sistema aveva deciso una cosa,
quella doveva essere. Durante il plenum le parole più vere furono pronunciate da un magistrato autentico e genuino, il consigliere Nicola Clivio, finito al CSM quasi per caso. Signori, sono venuto a Roma per vedere come funziona il potere. Non avrei mai detto che lo voi, a molti meno titoli degli altri, potesse vincere la sfida per Palermo. Oggi l'ho capito come funziona il potere e sono rimasto sconvolto. Questo è quello che dice un magistrato del sistema. E questa, come ho detto in premessa, è la cambiale al sistema che Lovoi sta pagando. Deve andare in fondo, fino a fondo, sulla imputazione di Salvini, anche perché se avesse istruito tutta questa baradanna e poi avesse le palle e dicesse: ma ragazzi, qui non ci azzecca nulla, che figura ci avrebbe? La figura è merda.